Dice il film particolare che è molto originale. Sì, sì, sì. Che bello. No, sono molto bene, ma non me la ricordo questa serie. Questa? Quante serie? Sì. Quante cose non arrivano qui? Quante serie non sono arrivate in Italia? Che peccato. Ma guarda che meraviglia qua. Guarda che bello questo. Stupendo. Ha tanto appeal per il pubblico. L'hanno messo in un angolo un po' sacrificato, secondo me. Allora, Padiglione 9, che lo dovevo finire di fare, anche perché ieri la batteria mi ha abbandonato. Proseguiamo con il Padiglione 9. Simpatico. Infatti io ho visto, sì, simpatico. Stava. C'è già una bella affluenza, eh? Certo, per essere un venerdì è bello pieno, Sì, anche oggi. Già a quest'ora dico, Tranquillo. Sì. Come? Il mercatino giapponese. No, è una vita che non ci metto piede. Ma io pure da tantissimo, purtroppo come l'hanno fatto vicino a casa, detto che si sono. Proseguiamo con il Padiglione 9. Tutte carte. Vedete qua, va. Ma cosa che manca? Ma basta. Non si attacca bene, basta. Si è portato il piccoletto. Anche il piccoletto, insomma. Ciao. Domani sei divertito. Devo mettere quello là perché mi copre sempre da te. C'era tempo fa la Go Nagai Collection uscì in edicola, ma vabbè, era un po' una. La definizione di quelli è più, molto più infima. Ma i materiali era. Tu cioè, che ha estremo, le texture. Collezione già. Qualcosa c'ho. Le dieghe degli abiti. Bellissimo. No, ma veramente. Poi penso che a marzo ce l'ho tutti fatti. Tutti completati? Sì, aprile. Benissimo. Io sono qua e filmo tutto. Sono tardi. Sì. Pure sotto il mostro, come si chiama quello che è Gingin? Sì, quello è del primo episodio. Sì. C'è sta sotto. No, giro. Cioè, tu, ma non mi ricordo se c'era un nome. Il tavolo a postazione mia. Cioè. La nostra infanzia la ritroviamo. Sì. Grazie. Adesso sì. Questo casino si sente poco.
sì. Commenti di più della serie classica, no, perché è più studiata. Ma come mi hai fatto che per casa hai visto quella che mi ha messo? Io me ne sono portato una senza serie. Ma non è quella, io ce l'avevo io di qua, no? Quella sua. No, ce l'hai lì sopra, mi sono preso quindi. Quindi sono quindi da battaglia, poi c'è la scatola. Ma mamma mia, mi serve sto spessore per tenere aperta la narice. Ma se ne devo provare io qua vicino, come andare a comprare una maglietta. Allora, sta scatola poi ritorna. Sì, me lo approfitto a me, capire. No, no, perché dopo sicuramente ci sarà preso. Devi pure una bottiglietta. La complimenti vivissimi, grazie. Grande, grande davvero. Padiglione 6, che ancora non l'avevo filmato, che notoriamente e tradizionalmente è l'area videogames. Sì, sì, un po' diverso. Come sempre. Buongiorno. Ti fa sopra? Sì. Tipi tipi tipi. Ai. Mentre Grand Isaru confermato la Rai 2. Rai 2 come all'epoca. Questa è una gran cosa. Sì. E per noi richiama veramente antiche sì. Situazioni. Si chiamiamo. Che te stai a vedere cosa? Dove si era? Dai che con un colpo solo oggi se ci riusciamo a fare una foto con Macchiarella e Michalizzi. Mica cazzi. Camilo! Ci seguiamo! Un sacco di ricorrenze che appunto ieri c'è stata Pollon, poi se stampa del Gig perché pure Gig festeggia, no? 5 ottobre di 45 anni fa, pensa un po'. E noi c'eravamo? C'eravamo sì. Io mi ricordo quando ho visto cominciare a mandare i primi trailer di Gig. Ai TV private? Ai TV regionali? Nel Lazio mica mi ricordo chi fu la prima. Boh. Non mi ricordo. Non so se. Qualche TV privata. Perché non era né Italia 1 né la Rai, niente, era una TV privata. Allora, sai, io ho quei flash, no? Adesso ci devi fare riposo pomeridiano e tua madre li metteva a dormire il pomeriggio. E mentre tu stai a lesione, io perché dormivo in piace la lesione. Dormivo che era la lesione accesa. Ti conciliava, no? Sì. Sentivo la canzone del Jig, mi sono svegliato e ho visto che figo. Che era figo, poi tutto colorato, no? Ho detto figlio del Dio. Mi batteva il codice, ma guarda la Madonna. E poi Jig e il grande Mazinga
perché pure lì uno si sforza a ricordarsi, perché mica è facile ricordarsi cose dei 45-50 sì. anni fa. Quelli li vedi fin dall'inizio, nel senso, mi ricordo che la prima TV di entrambi sono sicuro di averli visti. Invece Goldrake, quando fu mandato in onda la primissima volta, quindi quello presentato da Dario Fo e Maria Giovanna Elmi, quanto mi sta sul cazzo quando Dario Fo fa tutta quella cosa del... Sì. Mi dà proprio al cazzo, se volevo. Con quel vestitino. Però dico, io mi sa che Goldrake lo vidi dall'inizio, neanche né con Dario Fo e né col Quartetto Cetra. Io l'ho visto quando fecero la terza replica con i De Filippo. Hai capito? Io c'ho sta sensazione. Io Goldrake non l'ho visto il 4 aprile del 1978. Io me lo ricordo perché... Cioè, nel senso, la prima volta che l'ho mandato in onda io l'avevo visto che era già iniziato, capito? Le puntate erano già... Io mi ricordo che la prima zinga proprio cominciava per la GPR quando dai. C'è GPR? Alle sì, 5 sì. del pomeriggio sì, sì, era sì. tassativo. Sì, sì. Goldrake che me lo ricordo perché stavo. Ancora mi ricordo, ero in cucina e c'aveva il televisore sopra il frigorifero. E ho visto. Che era piccolino il frigorifero, il televisore era piccolino. Sì. E ho visto quando. Cioè non l'ho. Non l'ho visto dall'inizio, però ho visto quando mentre lui stava a motocicletta e si è trasformato. Sì, là sì, là sì. è cominciato l'apoteosi. Io in bianco. Bianco e nero! Io in bianco e nero! Bianco e nero! E siamo arrivati! Un torpedone! Un torpedone! Del grande Re Arcù! Arturo va, magari è il tuo fratello! Giaffi è qui con il maestro Hidetoshi Nomori, che sta firmando la sua copia di Gundam, l'unica oggi praticamente. Sì, a quanto vedo l'unica rimasta. Signore e signori, la Nippon Shot. Non vedo cosa manca. Allora, Yeah.
decidi.